Radio CRT. Working on a dream. Buona giornata e un saluto dalla redazione. La minaccia di scioperi, blocchi e picchetti a caratterizzare questo 15 ottobre che segna l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass in ambito lavorativo. Annunciata la mobilitazione dei portuali a Trieste, capofila della protesta, un migliaio le persone all'ingresso dello scalo presidiato, ma non viene fisicamente impedito a chi volesse di entrare. Camion tuttavia se ne sono visti finora molto pochi, qualche disagio a Genova. In tarda mattinata il primo bilancio delle ripercussioni sull'autotrasporto e la filiera delle merci. Difficoltà annunciate anche nel settore agricolo, dove braccianti, soprattutto quelli stranieri, hanno difficoltà a reperire il pass. La linea del governo però è chiara, no allo slittamento, si valutano sgravi alle aziende che decideranno di pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati. Il ministro Orlando parla di avvio complicato, ma è un prezzo da pagare per spingere il paese nella direzione giusta. A questo bisogna aggiungere il rischio rappresentato dalle manifestazioni annunciate in diverse città, nuovamente spostata a Roma quella degli esponenti no pass, stavolta in un circo massimo blindato con 1000 agenti. Il Viminale ha inviato una circolare a prefetti e questori chiedendo di predisporre servizi per garantire che si manifesti nel rispetto delle norme. Il Ministero dell'Interno avverte possibili scontri tra gruppi estremisti. Intanto restano in carcere i 6 arrestati dopo l'assalto alla CGIL di sabato scorso: Roberto Fiore, Giuliano Castellino, Pamela Tessa, Luigi Aronica, Biagio Passaro e Salvatore Lubrano. Per il GIP si tratta di soggetti non estranei alla violenza, per i quali sussiste il concreto attuale pericolo di reiterazione del reato. Convocato alle 11 il Consiglio dei Ministri su Fisco e Lavoro, allo studio un unico decreto con diverse misure, dalla proroga di 5 mesi per le cartelle esattoriali al rifinanziamento di 13 settimane della cassa integrazione Covid per le piccole e medie imprese dei settori il cui blocco dei licenziamenti scade il 31 ottobre e l'inasprimento delle sanzioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il caso Regeni salta per il momento il processo ai 4 agenti dei servizi egiziani che avrebbero sequestrato e ucciso il ricercatore friulano. In assenza degli accusati, la Corte d'Assise di Roma ha deciso che gli atti debbano tornare al GUP, che dovrà utilizzare tutti gli strumenti, compresa una nuova rogatoria con il Cairo, per rendere effettiva e non solo la presunta conoscenza dei procedimenti a loro carico. Una battuta di arresto, ma non ci arrendiamo, ha detto l'avvocato della famiglia Regeni. Lo sport calcio, qualificazione mondiali, Qatar 2022 si avvicina anche per il Brasile. Neymar e compagni nella gara giocata la scorsa notte hanno sconfitto 4-1 l'Uruguay e consolidato il primo posto nel girone sudamericano, bene anche l'Argentina che ha superato per 1-0 il Perù, decide la rete dell'interista Lautaro Martinez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi. Radio CRT. L'alta pressione delle Azzorre continua ad estendersi sul Mediterraneo e ciò avrà effetti positivi nel corso della giornata anche sul nostro paese. In mattinata i cieli risulteranno pressoché sereni al centro-nord, salvo per qualche addensamento che potrebbe formarsi sul medio versante adriatico, in particolare tra Abruzzo e Molise, peraltro senza provocare fenomeni degni di nota. Più nubi al sud, con rischio di deboli piogge su Salento e Sicilia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante, salvo per qualche addensamento nuvoloso, in genere senza precipitazioni, a carico della Liguria e delle estreme regioni meridionali, venti da nord. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Radio CRT. Radio CRT. Working on. So you think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, I never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The
time is right. Your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. It's right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. I love you! E io amo loro che sono arrivati qui, sono arrivati da me, sono arrivati da lontano, lontano. E intanto ringrazio proprio loro, i ragazzi della compagnia teatrale, i teatranti del Sipario. Ciao ragazzi! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti! Ditemelo insieme! Ciao! Alla mia destra facciamo una presentazione da Golden Globe, no, abbiamo Lucia Cessone! Ciao! Ancora alla mia sinistra abbiamo Miriam Mafucci. In fondo lì a sinistra abbiamo lui, ce l'abbiamo solo noi, Carlo Creddo. Ce l'abbiamo solo noi, cioè, può essere solo qui stamattina. Credo di sì. Credo di sì, 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 esattamente. Allora ricordiamo che siamo in diretta a Facebook, le mie interviste le lanciamo lì, ma potete ascoltare la trasmissione integrale sul nostro sito www.crtradio.com. Cominciamo con voi, parliamo di teatro. Io vi conosco, ho avuto la fortuna di vedervi all'Opera e di fare parte di un progetto che ci ha tenuti impegnati quest'estate. Siete nati in un contesto territoriale in cui il teatro vanta una lunga e importante tradizione. Qual è stata la vostra palestra di vita? Quali i luoghi e le affinità che vi hanno legato e messo insieme? Chi mi risponde? Allora comincio io. Tu ti devi avvicinare, ecco. Altrimenti sempre Davide. Sempre Davide, sì, il microfono non va, è colpa di Davide. Ciao Davide, mi dispiace che tu non sia qua, ci siamo conosciuti quest'estate, va bene. Allora, no, la tradizione teatrale a Calitri, diciamo come ci raccontano, perché noi eravamo adesso facciamo piccoli, anni 70, piccoli, anni 70 iniziava con le scuole, nelle scuole, dalle medie, superiori. Poi negli anni 90 c'è stato proprio un exploit, c'era già una compagnia che si chiamava Il Sipario, e quindi ecco perché noi l'abbiamo chiamata i Teatranti del Sipario, per dare una continuità. E negli anni 90 soprattutto teatro napoletano, e poi diciamo c'è stata un'interruzione perché il ragazzo che li seguiva ha cambiato vita, insomma è proprio andato via dall'Italia, e poi inizi 2000 inoltrati, due signore che facevano parte di questa compagnia hanno deciso di riprendere, e senza avere un'associazione. Abbiamo fatto già diversi spettacoli così, in questa maniera, sempre teatro napoletano, fino a che poi mi suggerisce Miriam nel 2018 ci siamo istituiti come associazione, per dare pure più diciamo di cose legali alla compagnia. E stiamo andando avanti, stiamo facendo progetti di diverso tipo, tra quali quelli di abbiamo sui fatto progetti progetti, ma nel senso che stiamo cercando di anche di staccare un po' dalla tradizione campana del teatro napoletano, di fare non solo spettacoli divertenti per il popolo di Calitri, ma ci stanno chiamando anche in diversi paesi, quindi questa è una cosa importante per una compagnia amatoriale. Ricordiamolo, ma i risultati sono ben più che amatoriali, andiamo proprio sul professionale. Intanto io mi sposto sulla mia sinistra e faccio una domanda a lei, alla rossa della situazione: chi siete, dove andate e soprattutto cosa portate?
chi siamo? L'ha detto lei. L'ha detto lei. Da dove veniamo? L'ha detto anche lei. Anche vabbè, lei. Passiamo direttamente. Cosa portiamo? Cerchiamo di portare come voi la cultura in questi territori piccoli. E cerchiamo sempre di metterci in gioco, questo facciamo, questo è il nostro obiettivo, proprio perché siamo una compagnia amatoriale, il teatro noi lo facciamo per hobby, quindi la prima cosa da tenere in conto è questa, e poi ci mettiamo sempre la parte professionale, diciamo, cerchiamo in qualche modo di essere professionali per quanto possibile. E sicuramente una parte importante c'è stata quando siamo andati al di fuori del nostro piccolo territorio e appunto abbiamo conosciuto voi, siamo andati, diciamo che quello è stato un momento molto importante della nostra carriera perché quando sostanzialmente si va altrove ci guardano con altri occhi, non con gli occhi magari di chi ci conosce da tempo, comunque dalle persone che all'interno di un paese ti conoscono, e quindi lì si apprezza maggiormente il lavoro che è stato fatto negli anni, nei mesi e nel periodo che abbiamo dedicato. Io ho assistito come spettatrice e ero anche sul palco con voi a diverse rappresentazioni. Gli spettacoli appunto che abbiamo visto nell'edizione di 1, 2, 3 Sipario, avete affrontato dei temi importanti, socialmente importanti. Questa esigenza di lanciare un messaggio sociale è un'esigenza che sentite come compagnia o è più il risultato naturale e istintivo di un certo tipo di ricerca artistica? Entrambe. Io credo che come associazione ci siamo posti sicuramente l'obiettivo di continuare quella che era la tradizione teatrale e poi naturalmente essendo associazione ci siamo posti degli obiettivi. Il teatro prima di tutto è cultura, quindi molti temi all'interno di realtà piccole vanno affrontati. Come dicevi appunto in 1, 2, 3 Sipario c'era lo spettacolo a sala di attesa che affrontava tutti i temi della violenza sulle donne, e invece a giugno eravamo ancora uno spettacolo 12 baci sulla bocca che invece parlava di omosessualità. Questi argomenti in realtà come le nostre devono essere sviscerati bene, perché si tende a rimanere isolati non solo dal punto di vista proprio come ossa, come dice nello sponsor, ma proprio culturalmente. Quindi una sensibilizzazione oltre che per il teatro anche su argomenti fondamentali. Sì. Voi avete portato anche dei brani musicali, ma ci arriviamo. A Carlo vorrei fare questa domanda. Voi spaziate in tanti argomenti, come ci ha detto Miriam, ma qual è il vostro target di riferimento teatrale? Ma il nostro target di riferimento teatrale penso sia, come inizio, la commedia classica napoletana, come proprio come abbiamo iniziato. Poi penso che comunque bisogna comunque cercare di spaziare un po', quindi cerchiamo comunque di evolverci tra virgolette. Siete anche propensi alle sperimentazioni, sì. Come le ultime rappresentazioni che abbiamo fatto e lo abbiamo visto specialmente l'ultima che ha visto coinvolto un po' di ragazzini. Sì. La grande sfida e anche una delle qualità è l'eterogeneità dell'associazione, cioè partiamo dai ragazzi più giovani che hanno 12 anni a quelli con tanta esperienza con più di 60 anni, quindi un'associazione di questo tipo è difficile da gestire, ma sai che ha tante risorse perché appunto ha questa vasta gamma di persone. Prima di andare in musica e lanceremo la vostra musica, salutiamo il presidente di questa associazione, certo. Vito Tateo, che non è potuto essere qui, ma vi prometto che riuscirò a portarlo qui certo. Anche in un'altra veste. Ci perché tiene. Lui è un musicista e verrà qui con i suoi ragazzi che abbiamo visto allo Spons e saranno qui e voi non ci sarete. Perfetto.